Siamo nella rubrica dei cuori solitari e oggi vi voglio presentare a Salvatore. Salvatore ha 18 anni e cerca la sua anima gemella. Ciao Salvatore. Ciao. Quanti anni c'hai? 18. Che fai, studi? Sì. E che studio fai? Al Meli. A dove? Al Meli. Al Meli. E sei di Palermo? Sì. Esattamente di dove? Partanna Mondello. Partanna Mondello. E cerchi la tua anima gemella? Sì. Ok, dimmi Salvatore, e quali sono i tuoi hobby? Come passi il resto della giornata? Dai! A mare. Solo a mare? A pallone, a mare, a studiare. Giocare a pallone, mare e studiare? Sì. Footing ne fai? No. Mai? Mai fatto footing? Ma prima o poi lo devi fare, perché d'altronde il footing fa bene alla salute. Sì. Giusto? Allora dimmi, come dovrebbe essere la tua ragazza ideale? Dolce. Dolce? Simpatica, sensibile. Carina. Bella. Basta. Come dovrebbe essere? Bionda, bruna? No, no, non mi importa, l'importanza è che è bella. Che è bella, quanto deve essere alta? 1,60. Peso? 55. Sei di più, non la vuoi? No, ci devo pensare. Va bene, Salvo. Diciamo, che cos'è che ti colpisce in una ragazza? Carattere. Solo il carattere? È un po' la bellezza. Cioè, l'aspetto fisico è la prima cosa, successivamente poi c'è il carattere, giusto? Sì. Bene amici, abbiamo conosciuto Salvo, 18 anni, voi lo vedete, un bel ragazzo, fisico atletico, per cui se siete interessati a lui telefonate, che Salvo è qui che aspetta, Fatevi sentire ai nostri numeri che vedete in sovraimpressione, strano amore suicidiano, Ciao ragazze, ciao da Alberto, ciao da Salvo, ciao, a dopo. Ciao amici di Strano Amore Siciliano, siamo nella rubrica dei cuori solitari e sono in compagnia di... Flavio. Dimmi Flavio, quanti anni c'hai? 32 anni. Sei single? Sì. Allora sei in cerca della tua anima gemella? Sì, cerco la mia anima gemella. E come dovrebbe essere la tua anima gemella? Bionda, castana, basta che sia molto graziosa e non sia magari... non so cosa dire. E come carattere? Come la... carattere buona, tranquilla, calma, non troppo agitata, normale, non so come spiegare. I tuoi hobby quali sono? Sono un DJ, faccio delle serate, faccio feste private, e insomma mi piacciono i cani, sono amante di fotografia e a settembre inizio a lavorare per questo. Non allora lavoro. Comunque la tua ragazza dovrebbe piacere pure gli animali? Dovrebbe piacere, esatto, sì, dovrebbe piacere gli animali e sarebbe normale avere gli stessi gusti miei. E tu sei geloso in un rapporto di coppia? Un pochettino sì, dipende, un po' sì. Bene amici, abbiamo conosciuto Flavio, un ragazzo di 32 anni e chi fosse interessato a lui telefona i nostri numeri sopra impressione. Ciao da Giovanni e da... Flavio, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Amici telespettatori, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e oggi abbiamo Massimo, 19 anni. Ciao Massimo. Ciao. Allora Massimo, tu cerchi l'anima gemella? Sì. Allora, come dovrebbe essere questa ragazza, Massimo? Una ragazza bella. Massimo, guarda lì, Massimo. Una ragazza bella, attraente, fisico... fisico... fisico? Perfetto. Sì, poi? Alto 1,70 m. Vai Massimo, vai, continua. Poi io vado a scuola. Vai a scuola? Che scuola vai? Maiorana. Al Maiorana, all'industriale. Tu sei di Palermo? Sì. Sei proprio palermitano, proprio originale? Palermitano, sì. Dimmi Massimo, che tipo di hobby hai tu? Io vado a mare, gioco a calcio. Poi... footing ne fai? No. Neanche tu? No. Qua footing non ne fate nessuno? No. E allora dimmi, che cos'è che ti colpisce in una ragazza a te? No, la bellezza. La bellezza, deve essere molto bella. Sì. Poi, i capelli li vai guardando? I capelli, sì. Gli occhi? Sì, gli occhi. Continua, dai. Gli occhi, i capelli, il carattere. E poi un po' intelligente deve essere. Magari un pochettino, mi sembra giusto. E poi basta. Va bene Massimo, tu sei alto quanto? 1,75 m. Sei alto 1,75 m, diciamo, c'hai i capelli neri, gli occhi castani, barbetta diciamo che si usa al giorno d'oggi. Sei un ragazzo simpatico, per cui amici abbiamo conosciuto Massimo. Ragazze, se c'è qualcuna che vuole conoscere Massimo, telefonate, sempre ai nostri numeri che vedete in sovraimpressione, ok? Massimo è qui che aspetta, ciao da Alberto, ciao da... Massimo. Ciao, a dopo. Ciao amici di Strano Amore Siciliano, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari
E oggi vi voglio presentare a Francesco. Francesco ha 18 anni e cerca la sua anima gemella. Ciao Francesco. Buongiorno. Quanti anni c'hai? 18. E tu cerchi la tua anima gemella? Certo. Ascolta Francesco, come dovrebbe essere la tua ragazza ideale? Alta, bella, occhi castani, splendenti, col carattere dolce, essere un po' pure gelosa. Cioè ti piace la gelosia? Sì. Questa è una bella cosa, che ti piace la gelosia, perché fa piacere quando una ragazza è gelosa, ti fa vedere che ti vuole bene, giusto? Certo, certo. Ascoltami Francesco, quali sono i tuoi hobby? Come passi il resto della giornata? Allora, di pomeriggio lavoro in una pizzeria, poi quando finisco il lavoro esco di sera con gli amici, andiamo a Mondello, politiamo, andiamo a fare un giro, poi di mattina gioco a pallone, vengo a mare, mi diverto quasi tutti i giorni. Hai avuto mai una delusione sentimentale? Sì, una ragazza. Quindi sei rimasto? L'ha presa in giro, mi diceva che mi voleva e poi non mi voleva più. Sei rimasto scottato allora? Sì, male sono rimasto. Che cos'è che ti colpisce in una ragazza? Gli occhi. Gli occhi. Le labbra, la bellezza. Le labbra ti piacciono carnose? Sì, belle. E gli occhi ti piacciono intensi? Sì, c'è uno sguardo intenso. Belli. Basta che è chiaro, un colore chiaro. Sì. E i capelli lunghi? Lunghi, sì, lunghi. Va bene, tu sei alto quanto? 1,80 m. Hai gli occhi castani, occhi capelli castani. Castani. Perfetto, va bene. Abbiamo conosciuto Francesco, 18 anni. Per le ragazze che sono interessate a lui, si rivolgano a Strano Amore Siciliano con i numeri che vedete in sovraimpressione. Ok? Francesco è qui che aspetta. Telefonate ragazze. Ok? Ciao da Alberto, ciao da Francesco. Ok amici, a dopo. Ciao amici di Strano Amore Siciliano, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e oggi vi voglio presentare un ragazzo di 19 anni. Ciao, ti chiami tu? Raffaele. Raffaele, c'hai 19 anni? Sì, sì. E cerchi la tua anima gemella? Anima gemella. Allora, ascolta Raffaele, tu che fai? Lavori, studi? Lavoro, monto palchi per i concerti. Lavori a Palermo? Sì, per Palermo, fuori Palermo. Con una ditta privata? Sì, sì. Allora, ascolta, quali sono i tuoi hobby? Come passi la giornata? Mi piace giocare a calcio, mi piace ballare e il lavoro. La musica ti piace? Sì, sì. Ti piace fare footing? Ogni tanto. Ogni tanto fa bene? Sì, sì. Allora ascolta, come dovrebbe essere la tua ragazza ideale? Che tipo di ragazza cerchi? Normale, intelligente, alta. Alta quanto deve essere? Su 1,80 m. Poi, tu sei alto quanto? Io 1,85 m. Sei 1,85 m, hai i capelli castani, sì. E gli occhi castani? Sì. Deve essere bionda, occhi chiari. Una bella ragazza, insomma. Cosa vuoi guardando in una ragazza? L'aspetto fisico o il carattere? Come prima cosa guardo il carattere e poi tutto il resto. Cioè la prima cosa che tu guardi in una ragazza che ti colpisce è il carattere? Sì. È strano perché di solito guardano tutti l'aspetto fisico e poi in un secondo tempo il carattere. Sì, tu invece direttamente il carattere. Perché non conta una ragazza bella e poi alla fine non piace il carattere. Certo, una ragazza che non ha cervello. Non si sta bene. Certo. Va bene, e che cos'è che ti colpisce proprio in maniera... Se è intelligente, mi piace una ragazza, come si dice, la ragazza proprio siciliana. Esatto. La classica mediterranea praticamente. Sì, sì. Ok. E nient'altro. Va bene, e abbiamo conosciuto Raffaele. Ragazze, se c'è qualcuna di voi interessata a Raffaele può chiamare i nostri numeri in sovraimpressione. E rivolgendosi a noi Strano Amore Siciliano e chiedendo di Raffaele. Raffaele è qui che aspetta. Okay? Contattatemi, non ve ne pentirete. Ok, ciao da Alberto, ciao da Raffaele. Ok, a dopo.